sente? Io sì, adesso sì. Ok. La sto registrando perché così evito di prendere appunti. La capisco benissimo, non si preoccupi. L'ho fatto anch'io il pratico per un po', ho fatto il praticandato. A come stanno andando questi scrutini? Prego? Come stanno andando questi scrutini? Lei a scuola lavora, no? No, Quindi no, io sta lavoro in studiando. una... No, no, io lavoro in un'azienda che commercializziamo prodotti per la ristorazione veloce, canale Horeca, e abbiamo, siamo concessionari dei gelati Mochi, si figuri, quindi abbiamo Non avete l'estate. capito assolutamente nulla, non gioca a mio favore questo fatto. No, non si preoccupi, l'estate abbiamo un po' il picco e quindi abbiamo degli orari un po' ampi. Allora, senta, noi la disturbiamo, io la chiamo anche da parte del capo ufficio stampa di Legacoop, che è Emilio Gelosi, sa che abbiamo questa rivista che è mensile. E fa 12 pagine, facciamo presto a riempirla, però poi ogni mese diventa sempre più complicato. E questo mese avevamo pensato di fare le interviste a tre presidenti dei consigli di zona di Coop, un po' per conoscerli meglio e un po' per conoscere meglio anche questa funzione, perché spesso noi si va a votare, ma onestamente io non ho mai capito quale sia la funzione, il compito, che cosa fanno, se stanno nel consiglio d'amministrazione. Ecco, quindi la prima domanda sorge spontanea: chi è Sara Bianchi e che fa nella vita? Mi ha risposto: lavora in questa società. Quanti anni ha? Io ho 43 anni. Ah, giovanissimo, va bene, allora. Avevo fatto la prima gaffa. Perché si è candidata? Allora, mi sono candidata perché già in passato mi ero candidata già a suo tempo nelle prime autocandidature che vennero proposte quando c'era il buon presidente Turrini. Come consigliera di zona e ho fatto, prego? Sì, la sento io, eh. Ah, ok. E come consigliera di zona e ho fatto, non ricordo se erano tre mandati, perché mi sono sempre ricandidata perché è stata un'esperienza molto bella. Quanto dura un mandato? 3 anni. 3 anni. Quindi ha fatto 9 anni. Poi sì, quasi 9 anni, esatto. E abbiamo fatto un sacco di attività in quel periodo, anche perché ovviamente quello che era l'obiettivo di Turrini di, diciamo, un po' vecchiare e ringiovanire, rimpolpare un po' i consiglieri di zona e portare nuova linfa con le autocandidature, questo l'aveva raggiunto perché si erano candidati, sono stati eletti tante persone che erano di fascia età, diciamo, under 36, molto giovani, e quindi aveva creato Turrini, scusi, era presidente della di zona. Coppa Adriatica, Ah, proprio di all'epoca si Coppa chiamavamo ancora Coppa Adriatica, sì, esatto, Adriatica, sì. e quindi aveva comunque istituito anche un gruppo giovani che poteva, così ci incontravamo, lavorare anche su tematiche legate anche a livello di comunicazione di Coop, cosa poteva fare Coop anche per raggiungere, diciamo, anche un po' un pubblico un po' più giovane. E si sono create poi nel frattempo anche delle amicizie, quindi anche questo ci ha aiutato a creare, fare dei progetti, insomma. È stata un'esperienza molto bella, io come dico sempre, per me Coop ha dato di più di quello che io poi ho dato a Coop come volontaria. Perché comunque il concetto della cooperativa, insomma, è Quindi principalmente c'è. il consiglio di zona sarebbe la struttura che organizza i soci No, su quel territorio. è una struttura, i consiglieri di zona che si occupano principalmente poi di monitorare un po', sì, il territorio, ma soprattutto valutare anche i vari budget o sponsorizzazioni, sì, per quanto riguarda, sì, chiamiamoli sponsorizzazione, sponsorizzazione,
o comunque quello che è legato, diciamo, al mondo delle politiche sociali di COP, che Ah, quindi riguardano politiche. attività di ambiente, etica, sostenibilità, educazione al consumo. Ho capito. E magari facciamo attività che possono essere, quegli anni si era fatto anche, non so, sì, a livello di volontariato, sempre, chiaramente, davamo disponibilità a fare l'approvato dei soci, partecipavamo agli incontri, appunto, veniamo informati anche sull'attività della cooperativa, che poi a nostra volta, appunto, possiamo essere delle persone di riferimento anche qualora le persone che lo sanno possano chiederci delle informazioni riguardo alla Ho cooperativa. capito, ho capito. Avete una vostra sede dove vi riunite, ovviamente. Sì, diciamo che erano variabili, insomma. Più delle volte viene, diciamo, organizzato un consiglio di zona, tendenzialmente era una volta non al mese, un po' di meno, e a seconda di quando c'era appunto bisogno di comunicare ai vari rappresentanti dei soci le varie attività della cooperativa. Ho capito. E il compito del presidente qual è in questo contesto? Ne fa una bella domanda. In realtà è un punto di collegamento tra anche le parti più alte, diciamo, riguardano i responsabili, i soci, poi anche, diciamo, il presidente delle politiche sociali. Chiaramente in questo momento anch'io devo cercare di capire bene come si muove, perché io rientro in un mandato dove, diciamo, che io sono uscita quando c'era la transizione tra Ah, Coppa Adriatica e Coppa Adriatica Alleanza. Coppa Alleanza. Tante cose sono in quei 3 anni in cui non ho più partecipato neanche come consigliera di zona, sono cambiate tante cose, un po' da fuori ho cercato di seguirle, però poi ci sono un po' di cambiamenti, insomma, in corso. In questo momento, sinceramente, faccio un po' fatica a rispondere. Per quanto ne so, ho visto sempre negli anni passati il presidente, quello che comunque interloquisce con i propri consiglieri di zona, ed è un legame tra, appunto, le cariche, sì, i ruoli un po' più alti che riguardano le politiche sociali, insomma. Ma ho letto che il presidente sta nel consiglio d'amministrazione. Non tutti sono quelli che si sono candidati, anche questa è stata Ah, ho una capito. sorta di novità per me, perché quelli che si sono poi hanno dato la disponibilità a essere presidenti dell'area vasta. L'area vasta in questo caso consiste noi vengono riunite le due province, quindi Rimini e Forlì Cesena. Perché a suo tempo, proprio con Alleanza, erano cambiate, mentre prima c'erano i distretti a seconda delle varie province. E quando si passò in Alleanza 3.0 vennero create delle macroaree. Ah, Quindi, ho esatto, quindi la capito. macroaria della Romagna, che però corrisponde alla provincia di Rimini, alla macroaria della Romagna Forlì Cesena, poi credo che ci sia Ravenna, ecco. Lei invece è il consiglio di zona di Bellaria, No, di Rimini. proprio Rimini. Ho Rimini, che capito. ovviamente il consiglio di zona di Rimini, presidente del distretto Romagna di Rimini, Bellaria, della provincia di Rimini sostanzialmente, e poi presidente dell'area vasta, e proprio per questo motivo qua poi entro a far parte del consiglio di amministrazione. Ho capito. E lei ne fa parte in questo momento del consiglio o no? Allora, al momento devo ancora insediarmi, perché la prima riunione del consiglio di amministrazione sarà fatta il 25 di giugno, sabato, quando, ovvero, ci sarà l'assemblea di approvazione del bilancio, e in quell'occasione faremo la prima seduta di Ho consiglio di capito. amministrazione con i nuovi eletti. Ho capito. 25 giugno è l'assemblea del bilancio. Sì, Ok, esatto. allora forse ci vedremo. Se ho 10 minuti vengo a fare una scappata. Perfetto.
Va bene. Se Siamo lei a non ha picco. altro da dirmi, se vuole dare qualche indicazione, c'è qualche pensiero che le frulla per la testa, io sto qui e ascolto. Io niente, ho solo da aggiungere che per me questa in realtà è una sfida fondamentalmente, perché è una cosa che non avevo, sono sempre stata a disposizione appunto come consigliera di zona, è una nuova esperienza che spero di poter poi adempiere nel pieno delle mie capacità. Ed è appunto tutto da scoprire quali altre opportunità potranno venire, proprio perché, ripeto, io in passato con la cooperativa io gli voglio bene, la coppa. Ripeto, mi hanno dato tanto, ho ricevuto veramente tanto, tanti insegnamenti. E spero di portare avanti sia quegli insegnamenti che ho ricevuto e di. E questo è bello. Io la ringrazio. C'ho un'ultima domanda, se gliela posso fare. Mi serve una foto perché vorremmo mettere le foto degli intervistati. Ok, le Se fa mando. una foto, non quella, perché quelle che avete messo sui cosi per le elezioni sembrano quelle delle carte d'identità. Una foto un po' più carina, scelga lei, insomma, quella in cui si sente più a suo agio. Ok, va bene, adesso le guardo, però sono andata Il avanti. Perché mio quella invito. era la migliore che Ah, avevo. signore. Ho La mia. detto bene, sono quelle delle carte d'identità, effettivamente l'ho utilizzata anche per la carta d'identità quando l'ho rinnovata. Le lascio la mia email. Vabbè, aspetti che ve la scrivo. Sì. Allora, ecco. Da scrivere. Ecco, dica. Bologna, Otranto, Napoli, Gorizia. Punto. Gorizia, sì. Alessandria, Livorno, Empoli, Savona. Chiocciola gmail.com. Grazie tante. Perfetto, grazie Buona a lei. serata, buona cena. Scusi il tiroccolo di No, tutta ma ci la parata. mancherebbe, sono io che ho questi orari, ci mancherebbero, si deve scusare, sono io che mi scuso perché a queste ore si preoccupi. Grazie. Grazie, Arrivederci. arrivederci. Arrivederci.